Lucia Nina Litizzetto! Questa sera ti abbiamo fatto lavorare tanto. Mamma mia, ma Terence, ma lo sguardo di Terence. Hai visto? Siediti. Ma c'ha degli occhi pazzeschi. Eh sì. Cioè tu e lui vicino. Che brutta roba. Che sciocca che ma sei. Ma veramente. Ma smettila, non è vero. Poi invecchia è sempre più biondo. Sì. Non è bianco. Senti, ti fighissimo. Sì. Fighissimo. Sì. Dimmi. Ma poi è bello perché a questa espressione... Dimmi, non mi hai chiamato, no? Ti ho chiamato. Hai detto fighissimo? No, fighissimo, intendevo fighissimo lui. Ok, scusa. Che non apre tanto la bocca, che parla un po' come Papaleo, così, un po' con la bocca chiusa. E così, è proprio come quando confessano i preti. E tu avevi proprio l'andi del peccatore. Senti, allora. Va bene Don Matteo, ma io vorrei tanto che tu invitassi uno un po' più su. Chi vuoi? Un personaggio che è amato in tutto il mondo, lo conoscono da tutte le parti, è molto amato anche in Italia, non è Terence Hill, è Papa Frank. Ecco, certo, scusate. Sarebbe fighissimo, Non sa quello Frank che dice. Frank ha energy, non sa che venisse che dice, qua, dai. Non sa quello ma d'altra parte, questa settimana ha parlato anche con dei lama. Vuoi che non parli con noi? Sì, dice, ha parlato con un lama. Non... Che io poi pensavo i Dalai Lama, invece sono i lama. Sì, i lama. Dei lama in pelo e ossa, tre. Se fossero stati due erano un bilama. Vogliamo vedere la foto? Sì, vediamo la foto. Guarda. Sì, è vero. Ma guarda che meraviglia. Sì. Con i lama ha parlato, ti rendi conto? Vabbè, che c'era San Francesco, parlava con i lupi e lui parla con i lama. Sono creature anche loro, certo. Che tra l'altro è anche più pericoloso, perché insomma loro hanno quella mitragliatrice al posto della bocca che un attimo che sparano uno sputacchio gli fa volare la papalina. È vero. Gli hanno portati tre pastori, ma non dalle Ande, dal Trentino Alto Adige. Sì, perché ci sono anche lì lama, è vero. Ma che cosa? E cosa li usano a fare? A sputare a quelli che rubano le mele? C'era un allevamento, no? Ho letto che allevano i lama. Eh sì, e poi credo che poi, scusami, sono partiti da Bolzano e sono arrivati a Roma, a tutto a zampe. Lo credo che poi sputano, e vorrei vedere te. E non sono neanche andati a parlare con Mattarella, che li avrebbe ricevuto anche lui, secondo me, questa settimana. Va bene. No, se noi andiamo, magari io mi porto una gallina, me la faccio prestare da Amadori, tu porti l'acquario, dici che si sono moltiplicati i pesci, lui ride e ci facciamo benedire. Non scherziamo su queste cose. Senti, allora... Una devozione assoluta. Assoluta. C'hai una piegolina? Sì. Vuoi che ti dia una stirata alla camicia? No, grazie, perché... No, perché noi donne di Rai 1 facciamo così con i nostri maschi. Ma cosa stai dicendo? Stiriamo e stiamo nell'ombra. Che dici? Raffa, portami il ferro da stiro, per piacere, che le do una botta di ferro. Ma sei pazza? Eh sì. Ma perché non so mai niente? Visto? Cosa fai? Ah, aspetta. Ma cosa... No, io la volevo accesa così, che faceva... Ma aspetta. Ti fondeva anche i bottoni della camicia. Ma scherzi? No, ma è no, non è... È solo un gioco. Ma sta uscendo tutta l'acqua. Oddio. Sta uscendo tutta l'acqua. Ma perché ti avevo paura di farti male? Perché tutti hanno... No, ma adesso te lo spiego. Che cosa stai facendo? Vabbè, c'è l'acqua sotto, l'acqua sopra, chi se ne frega. No, perché mi hanno detto, vabbè, gli ho detto, datemelo acceso. Però poi avevo paura di farti male. Sai com'è? Ti do una sbaffata di vapore e gli faccio anche male, lo braso. Già fa cagare così, figurati. Ma perché ridete voi? No, ma l'hai vista la foto della Isoardi che stira la camicia? Ah, ecco, non capivo perché tutta sta sceneggiata. Sì, sì, sì l'hai vista. L'ho vista. Mandiamo la foto per piacere. L'ho vista. Ecco, la lady di ferro da stiro, praticamente. Sì. Eccola qua che stira. Sì. E tutti a dire, però, Isoardi, ma perché ha messo una foto così? Tutti a dire peste corna, ma perché? Io non sono invece dalla sua parte. Scusami, perché voi non avete mai stirato
la camicia del fidanzato, del marito. A parte che pare fosse sua la camicia pure. Comunque, secondo me quella è di Salvini. Il problema è, la domanda è un'altra. Ma da quando Salvini mette le camicie che c'ha sempre la felpa? No, non è vero, non è vero. Ma scusa, ne avrà tre o quattro, fai in fretta a stirare. Fosse stata la fidanzata di Di Maio che se ne cambia sei o sette per volta, che sembra sempre vestito che deve andare a fare la cresima. No. Sì. Dovevano far vedere lei. Sì. Che lavava la felpa cercando di non farla infeltrire, perché sai che le fidanzate di quelli della Lega non possono usare l'ammorbidente. Scusatela molto, stasera alla scemite proprio pazzesca. E la brutta figura la fa soprattutto Salvini, secondo me, perché se tu vedi là c'è il quadro che è appoggiato al mobile, quindi non è stato neanche capace di piantare un chiodo al muro. Dovrà farlo poi lei. Va bene. Ecco. Allora. Comunque è bella la postura, Sì. È molto bella la postura, però io te lo dico, Elisa, se ti metti così a stirare tre camicie ti parte l'anca, Va bene, smettila un po'. Perché proprio chinatona così. Non essere invidiosa. Ma non sono invidiosa. Sei invidiosa. Anzi, sono contro quelli che mettono zizzania e zazzaroni come te. Ma io non ho detto una parola. E poi guarda che stira col tubino nero, lo stile e la classe. Tutte noi, vero, a casa? Ma magari stavano uscendo una cosa dell'ultimo momento. Anzi, guarda, faccio partire l'hashtag. Mandateci la foto di voi che stirate. Che stiro che fa. Che stiro che fa. Mandatecela, che la mandiamo in onda. Vediamo se ci riusciamo. Che stiro che fa. Che stiro che fa. Voglio le foto delle donne a casa che stirano. Ma non è che adesso la gente perché fa noi, quando stiriamo, ci vestiamo come un personaggio... veramente dei miserabili, cioè stiamo col felpone, con i segni delle ginocchia, l'elastico molle, il mollettone, io senza lenti a contatto che non voglio vedere quanta roba c'è da stirare. È una tristezza pazzesca. Senti, mandiamo anche l'altra foto, questa è la prima, poi c'è anche una seconda. Però gli bisogna dire, bisogna che qualcuno glielo dica alla Elisa, che bisogna girare la camicia, non girare l'asse. Vedi che è da un'altra parte praticamente. Ma sarà un'altra volta, scusa. Ma no, è sempre col tubino nero, c'è sempre il tubino nero. Invece di girare l'asse, girare la camicia, è girato l'asse. Mi ha appassionato molto. No, ma chi è che gliel'ha fatta la foto? Voglio sapere. Ma che ti importa? Fatto. Ma vai avanti. Chi gliel'ha fatta? Oh, perché lei non se l'è fatta perché non poteva. Va bene. Bastoni di selfie non ne vedo, ci sarà qualcuno. Sarà mica Berlu che è andato lì. No, perché fosse Berlu, addio coalizione del centrodestra. Comunque volevo dirtelo, Elisa, vicino a casa mia. Vicino a casa mia. Parla con le foto. Elisa, vicino a casa mia 1,50 euro. 1,50 euro te la lavano, te la stirano, non è capace. Te la mettono anche sulla... Non sei capace, quindi te la prendi anche per... No, che non sono capace, infatti. Ah, comunque, senti, a proposito di politica, parliamo di politica. Sono arrivate delle foto? Vabbè, se arrivano te le diciamo. Allora, arrivano al volo, fanno la gente sta a casa, fa le foto, sta sentendo te. Allora. Vabbè, magari sta sentendo noi mentre sta stirando. Allora dicono, dai, fammi solo mettere un attimo il tubino nero. Che fa? Vai avanti col pezzo. Allora, no, volevo parlare di politica. No, Luciano. Dunque, la situazione. Ho sentito Mieli e io penso più o meno la stessa cosa. Andiamo bene. Mi ha anticipato, diciamo. Anticipato, sì. Allora, praticamente la situazione è in stand-by, non c'è niente di nuovo. Sì. Mentre sta scoppiando praticamente la terza guerra mondiale. Ma è arrivata subito la foto, davvero? Ma sono arrivate già le foto? Sono arrivate delle foto, fantastico, come siamo sul pezzo, ragazzi. Io vi amo, ragazzi. Beh, però adesso basta. Vabbè, quando arrivano ce le fate vedere. Eccola! Brava! Fantastica! Va bene, basta, adesso basta. Il gioco ha funzionato, basta così. Non sappiamo come si chiama? No, ce lo faranno sapere. Su, adesso. Va bene. No, ma io sono contenta. Non sono contenta. Silvia. Silvia, un applauso alla signora Silvia! Silvia. Va bene. Ce l'abbiamo fatta. Andiamo avanti adesso. Allora. Ah, ce n'è un'altra! Guarda. Vabbè, ma non possiamo passare. Ma guarda che meraviglia! Ecco una. Stefano. Si chiama Stefano. Stefano Voltaggio. Fantastica, mentre ci guarda, meravigliosa. Va bene. Anche la silhouette, fantastica. Vai avanti. Allora,
Dunque, stavo dicendo... Sì, che sei d'accordo con Mieli. Guarda, un altro... Sì, ma non possiamo passare la sera a vedere le fotografie. Ma mi fa ridere tanto. Ancora una e poi così, basta. Così non scrivo più una riga. Ancora una e poi basta. Ma guarda quante ne arrivano. In continuazione, ma basta! Dai, dopo le mandiamo tutte insieme. Ma facciamo quella roba che fate anche voi, no? Quando arrivano i figoni e noi mettiamo tutte le donne che stirano. Va bene, ci proviamo. Allora, allora, ce la facciamo? Vai avanti. Ok, allora, dicevo, di poli... Fragola si chiama. Sì, ma così non andiamo da nessuna parte, siamo in ritardo. Basta. Allora. No, parliamo di politica. Stavo dicendo che la situazione è in stallo. Sì. E l'unica cosa certa è che Di Maio non ne vuole sapere nulla, di niente di Berlu. Secondo Mieli non è proprio così. Ma glielo sta già dicendo in tutti i modi. Sì. Vogliamo vedere una foto no. per piacere di Di Maio che cerca di dirglielo in tutti i modi a Berlusconi. Ecco, anche col megafono sta dicendo arrenditi, sei circondato. Ma vediamo invece Berlu come reagisce alle parole di Di Maio, puoi inoltrarmi la foto, ecco qua. Ecco, sembra che dorma. E dietro dormita. Anche Maroni sta dormendo, ma Maroni dorme con gli occhi aperti come i vampiri. Poi... Ma quello che è messo peggio, avrà la camicia stirata, ma è mezzo messo peggio, sì. È Salvini, perché è tirato da una parte, tirato dall'altra, proprio lo tirano fisicamente, vediamo Salvini tirato un po' a destra, un po' a sinistra, ecco, e di che se lo stanno tirando. Stanno arrivando decine di foto, che stiro che fa, io vi chiedo scusa, no, perché, ma cosa ti è venuto in mente? Cioè, guardate, ce n'è un, ma questo qui ha fatto il montaggio, guardiamo questo signore, c'è un signore che ha fatto il montaggio sulla montagna, ma sono dei geni, grande, rompiballe, ce n'era anche un'altra con una signora che guardava la televisione. Brava, guarda! Brava! Va bene. In tendenza mondiale subito. Va bene, tendenza mondiale. Allora. Allora, dicevo, e nel frattempo invece Renzi è disperato. Mandiamo una foto di Renzi, sì. Che non se lo caga più nessuno, non adesso sa più come fare. Non è guarda. Vero. Disperato. Tutto sembra torna, un personaggio dei Muppets. Ma le foto sai, uno dei vecchietti dei Muppets. Così. Però appunto il momento migliore di tutti, il momento migliore di tutti è stato il momento di Berlu, sì, quello come che ha detto Mieli. Come ha detto giustamente Mieli, quando conta. È stato un momento, cioè, fantastico della televisione italiana, proprio top di gamma assoluto. Sì. Adesso vediamo, dunque, nella prima fase del video non si vede, cioè praticamente Berlu presenta Salvini, gli indica il microfono, perché pensa che non sappia distinguerlo dal leggio di plexiglass, si Pippo Baudizza e lo mette praticamente pronto a parlare. E a un certo punto vediamo che cosa succede. Queste sono immagini del Quirinale, vediamole e viviamole insieme. Ecco. Povero me. Ecco. Ricordando i principali temi su punto cui uno. Abbiamo voglia di cominciare a lavorare. Ecco. Gli italiani questo ci chiedono. Camicia stirata. Ricordiamo punto 1, delle tasse, il lavoro punto 2, vedi sta giocando alla morra, 3, fa i segni per i non udenti. E per far capire che è condiviso, sì. Capito? Guardate soprattutto la Meloni come la sta prendendo bene. La sta prendendo benissimo la Meloni, cioè è passata da Biancaneve a Mortisia. Cioè, si vede che in questo momento vorrebbe scagliarlo giù dallo scalone. Guarda, di cera, una statua di Madame Tussauds. Andiamo avanti. Andiamo avanti. No, no, andiamo avanti nel video. Ecco, a un certo punto fa questo segno qua. Quando si parla di giustizia, fa il segno così per dire... conta 10. Io ce l'ho piccolo. 9, 10, non è vero. 10. Ma come 10? 10 si fa così. Ma sì, perché ha contato sempre con la stessa mano. 6, 7, 8, 9, 9 e 10, così. Sì. Cioè, diciamo che della giustizia non gliene frega tanto. Ma non è vero, ma tu sei in legge male. Andiamo avanti ancora. Poi Salvini continua a parlare. Notate il punto vita di Berlusconi. Sottile. Ecco, qua non ne può già più, sta pensando, guardate lei, andiamo avanti, no no, andiamo avanti perché a un certo punto Berlu si mette a suonare un po' di piano bar. Ecco che suona, ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando un altro uomo.
sarebbe già stato, ecco, disatteso. Andiamo avanti, bon. Ecco, andiamo avanti. Poi a un certo punto Salvini pronuncia un avverbio che gli ha scritto Berlu. Unitamente, unitariamente, sentiamo, unitariamente, sì. Perché quello è da sottolineare, cioè, perché la coesione vuol dire della coalizione, certo. Esatto, certo. Mandiamo ancora l'immagine un attimo. Poi finisce. Unitariamente, sì, speriamo. E intanto la cosa divertente è soprattutto quello che sta dietro. Quello che sta dietro, sì, è il portavoce di Mattarella, Grasso, sì, che ha la faccia veramente anche lui di Lerch. Consigliere, ma non si vede più. Ecco, guardatelo là, che lo guarda, vuol dire che minchia starà facendo adesso. Cosa vuole fare ancora? No, ma dunque, intanto io lo candiderei a, non so, proprio al premio Oscar come migliore attore non protagonista. E anche miglior sceneggiatura non originale, perché pare che gliel'abbia scritto lui. Ma la sintesi suprema, che diceva anche Mieli, è che tanto Berlu non si schioda. Vabbè, ma scusa, Ma certo, ma lui non può stare zitto, deve avere anche lui sempre il palcoscenico. Li ha seppelliti tutti gli altri, vuoi che lo seppelliscano questi tre qua? Ma non ci pensano nemmeno. La prossima volta che farà un discorso Salvini, lui piuttosto di farsi notare farà il moonwalking di Michael Jackson. Sono sicuro. Ci sono tre cose eterne nella vita. Per sempre, il diamante, l'herpes e Berlu. Quindi, che sciocca che sei! Guarda che stanno arrivando un sacco di foto, eh! Ma ce n'era una. È finito, no? No, però posso dire, per me è un sollievo, per me e tutti i comici, sì, perché quando ci sono delle cose così, ti viene proprio da dire: meno male che Silvio io c'è. Meno male. Che poi, tra l'altro, adesso ho detto tra noi, Mieli non l'ha detto, ma secondo me la persona giusta per andare a mediare su questo casino che è successo è lui. Sì, Ma sì, ma perché parla con Putin, con Trump si capiscono perfettamente. Vuoi vedere che adesso la situazione, la crisi internazionale la può risolvere bene? Come andrà, secondo me sì. Senti, sono arrivate ancora delle foto di... Vediamo delle altre foto, ma che stiro che fa. Questo qui, ma chi è? Ma che cos'è? Si è travestito? Ma cosa... Ma come fate in tempo reale? Ma poi anche... Ma chi era? Malgioglio? Ma no, ma che è Malgioglio? Ma ti giuro! Ma guarda, Cristiano, ciao! Ma sarà un fotomontaggio? No! Oppure sarà la casa del Grande Fratello? Ma no, l'ha fatto lui! Ma no, ma guarda qua! Ma chi è? L'ha fatto lui? No, ma è no, un montaggio! Ma è scemo! E che ne so... Ma perché tu vedi da qua cosa c'è scritto? Guarda quest'altro! Ragazzi, è la fine. Pronto Elisa Isoardi, lo so che tu l'hai... Senti, hai ancora qualcosa da dire? No, ho parecchia roba da dire. Quanto abbiamo ancora? 5? Sì, 5 minuti, prego. Allora, 5 minuti, adesso basta cosa, perché se no non ne vengo a capo. Di cosa vuoi che parli? Di niente. Di lampadine o vuoi dei cartelli stradali? Quello che vuoi tu, Lucia. Allora, parliamo di questo. Il mio PCC di questa settimana. Sì. Avrei tante cose, ma purtroppo non c'è più tempo, con che stiro che fa. Allora, dunque, la questione è la seguente. Io chiedo ufficialmente al nuovo governo, quando finalmente l'avranno fatto, di occuparsi dei nomi dei paesi d'Italia, perché in Italia esistono paesi che hanno dei nomi meravigliosi, evocativi, tipo Porto Venere, Portofino, Alberobello, Castelluccio, che già dal nome ti sembra che siano posti fantastici, incantevoli, e poi ci sono degli altri che, pur essendo dei bei posti, hanno dei nomi veramente, veramente, veramente impegnativi. Per cui se gli abitanti di quel posto devono andare all'anagrafe e gli chiedono comune di residenza, loro devono rispondere per dire Orgia. Esiste Orgia, è un paese, non Orcia, Orgia. Orgia, ho capito. E c'è anche un paese che si chiama Bastardo. Va bene. Ecco. Allora io dico, chiedo ufficialmente di dare la possibilità ai sindaci di cambiare, magari eventualmente, sono magari sono contenti, però magari uno nasce in un comune che, cioè, tipo nasce a Porto Venere e un altro ha la sfiga di nascere in, vediamo un attimo. Dove? Valle delle Fiamme. Perché esiste il comune di Rio nell'Elba, Livorno. Va bene, grazie, arrivederci, saluti a tutti. Beh, se fosse stato in Francia sarebbe stato più facile. Sì, esatto. Val de Fish. Sì, un'altra cosa. Sembrava una roba tipo casino, qua invece sembra una roba proprio da casino senza accento nella O. Ma perché tu leggi sempre male le cose? Magari a qualcuno piace dire comune di residenza, dove abiti tu? Io abito a
per esempio, sì. Tre palle. Sì. Per carità, magari uno si vanta anche. Oppure io abito, mentiamo pure la prossima, ma non la commento perché ti voglio bene. Sì, sì, sì. Dove abita lei? Io abito a... Va bene. Esiste? Sì, esiste. Si può cambiare. È una bambina di 4 anni. Una dispensa anni, sì. I sindaci sì. Che possono fare un referendum sì. Nel paese e decidere se cambiare o no. Perché per esempio noi abbiamo dei paesi bellissimi, sì. Tipo Chiavari, e noi ci siamo già abituati. Sì. Ma tu fai caso che meno male che il finale di Chiavari è la I. Luciana! Perché nel caso fosse stata un'altra vocale sarebbe stato più complicato, sì, no? Per dire. Sì. Per esempio c'è un paese che si chiama, mandiamo pure l'immagine, si chiama Podignocca. Che uno dice, sai, a volte perché è la storia di quel posto. Che storia ha un posto che si chiama Podignocca? Cioè, hanno fatto una statistica, c'era gente che diceva, ma quante femmine ci sono? Poche. Ma perché lei si ferma alla superficie, ai nomi? Ma meno male che era poca, pensa se era per niente, gnocca zero, per dire. Sarebbe stato, non so, ma ci sono anche delle storie così, che magari sono successe nel passato. Per esempio, a Siena c'è un posto, un paese che si chiama Belsedere. Che va già bene che, guarda, Belsedere, che va già bene che il sedere era bello, pensa se non era bello. C'era un paese che si chiamava Brutto Culo. Ma lì è il verbo, no? È il verbo. Ah, Belsedere. Sì. Ah no, io pensavo che fosse perché le donne abitanti lì erano tutte tipo Kim Kardashian, sì, no? Poi. E che lì vicino ci fosse una valle tipo Valculone. Va bene, poi. Per esempio c'è un altro paese che si chiama Vagli. Che io ho detto, vabbè, Vagli, va bene, sì. Però è dislocata in due aree, per cui abbiamo due Vagli, sì. Se vogliamo vedere l'immagine. No, non vogliamo vedere, lo vogliamo c'è vedere. Vagli sotto, sì. Ma è vero? Non so se ci sia un Vagli anche nell'entroterra, sì. E non voglio pensarlo. Va bene. Ma il top del top del top del top è un altro. Ho scoperto... Oddio mio. No, ma è meraviglioso, ma adesso io ve l'ho risparmiate, perché con questo qua poi è un casino. Esiste un paese in provincia di Reggio Emilia che si chiama, tappati le orecchie Fabio. No, voglio sentire sino alla fine. Buco del Signore. Ascolta bene. Mandiamo. No, ma non mandiamo. Ma no, per far vedere che non me lo invento, abbiamo addirittura telefonato al comune. Sì, buco, della signora. Per chiedere se era vero, sì. Se, ecco, buco del signore. No, della signora. No, buco del signore, aspetta un attimo, sì. Siediti. No, non mi siedo. Allora, buco del signore, perché è successo questo? Sì. Insomma, lì ti chiedi, ma perché? Ma non mi chiedo più niente. Ma perché deriva dal Medioevo? Mi chiedo quando finisce. Deriva dal Medioevo sì. Questa storia, sì. Perché? Perché magari uno dice, nel Medioevo... C'era questa anche tradizione, ma nel Medioevo c'erano tante cose. Va bene, sì. Ecco, credevano nelle streghe, usavano le sanguisughe per curarsi la pressione alta e poi c'erano anche i buchi nel Medioevo, magari li chiamavano antri, grotte, sì. Eccetera. Comunque, fatto sta che questo nome, Buco del Signore, è già il nome cambiato. Perché prima, vuoi sapere come si chiamava? No, ma non ci puoi credere. Si chiamava... Buco della Signora. Ma no! Io scherzavo! No, sì, si chiamava... Hanno cambiato soltanto il proprietario del buco, ma capisci? No, ma ti rendi conto? Ma questo è pazzesco! Ma il problema è il buco, poi che sia del Signore o della Signora, chi se ne frega? Ma chiamalo Bico, Baco, Boco, Bacio, Bacio del Signore, Bacio della Signora. Oppure chiamalo Buco e basta, senza specificare di chi appartiene. Buco a sua insaputa. Luciana Littizzetto! Allora, aspetta. Abbiamo fare. Un po' di foto di quelle che sono arrivate, le possiamo vedere tutte insieme? No. No. Allora devo fare una cosa. Centinaia di fotografie. Però io adesso devo fare una cosa che mi interessa moltissimo. Sì, prima delle fotografie. Facciamo. Prima delle fotografie, che sono importanti, ma però per me è molto più importante un annuncio che devo fare. Sì, certo. Della campagna di Casa Oz, che è questa onlus con la quale io lavoro da tanto tempo. Questa sera finisce la campagna, quindi vi prego di mandare un SMS solidale a questo numero 45593. Vi garantisco che sono soldi.
soldi che vanno nel posto giusto, ed è una casa destinata ai bambini che sono ospedalizzati e ricoverati a Regina Margherita, che è un ospedale d'eccellenza di Torino. Ci sono delle residenze, c'è un centro diurno, si lavora tantissimo, è un bel posto, e io vi assicuro che è un lavoro che ha senso e che vale la pena donare 2 euro per questa. Aiutiamo Casa Oz. 45593. 45593. Fatelo adesso, che poi scade tutto. Allora, grazie a Luciana. Ah, no, vediamo le foto, se è possibile, le foto che sono arrivate. Centinaia ne sono arrivate all'asta. Che stiro che fa. Frankie Energy, è lui. Fantastico. È Frankie. Ma ne sono arrivate tantissime. Questa cosa continua. Un fotomontaggio. No, ma sono bravi. Guardati il gobbo di Notre Dame. Berlo, che meraviglia.